Incontriamo Gerard Haddad, scrittore, psicanalista e redattore della rivista di politica internazionale La Revue di Parigi. Lo questioniamo sull'avvenire della Tunisia, sul presente e sul suo avvenire. Intanto, buonasera Gerard. Buonasera, io Ecco cercherò di la. parlare in italiano. Va bene, d'accordo. E ecco una prima domanda che riguarda qualcosa che forse non è più ripreso dai media. La cosa in Tunisia è cominciata per davvero con il mito dell'immolazione di Bouazizi oppure è cominciata in un altro modo, secondo te? No, nei fatti sembra che sono successi. Guarda, tutte le rivoluzioni c'è un mito della rivoluzione. In Francia noi diciamo che la rivoluzione di 89 ha cominciato con la presa della Bastiglia. Finalmente la Bastiglia non era niente, non c'era nessuno in questa prigione in questo tempo là. Dunque, c'è il mito della Bastiglia. In Tunisia questa storia di Bouazizi. Bouazizi, lui si è veramente bruciato. Hanno fatto di lui un ritratto di un eroe, delle belle cose che lui forse non era un uomo semplice, un po' così, ma si è suicidato. E lui appartiene a una regione del centro ovest della Tunisia, che è una regione povera. La Tunisia aveva un livello in paragone con gli altri paesi di Africa piuttosto alto, per capita, per persona il prodotto nazionale era il più alto di tutta l'Africa, anche se in Tunisia non c'è niente, né petrolio né niente. Ma il centro della Tunisia era abbandonato, diciamo, povero, e molta gente aveva dei diplomi e non erano senza lavoro. E dunque questo suicidio di Bouazizi, anche altri suicidi, ci sono stati parecchie persone che si sono ammazzati così con il fuoco o suicidati in un altro modo, ma piuttosto con il fuoco. E questo era il simbolo della sofferenza di questa popolazione che era in una situazione molto, molto difficile. Vedendo che non lontano di là, a 200 km, ci sono bei alberghi, delle università, delle autostrade, e loro niente, così. Dunque, ma lo strano è che questa emozione che è successo dopo questo suicidio, la gente che si sentiva piuttosto favorita, diciamo la regione di Tunisi o soprattutto del Sahel, regione dalla quale viene non solo Ben Ali ma anche Bourguiba, anche loro si sono con simpatia, non so che, sono entrato nei movimenti, nelle manifestazioni e finalmente hanno riuscito a cacciare il potere. Perché? Perché questa gente, anche se aveva una situazione economica non brutta, ma la libertà di parola, questo, e anche questi ultimi anni c'era la famiglia, tanto c'era un racket, una specie di mafia familiare, che era insopportabile per la dignità della gente. Durante parecchi anni, quando questo Ben Ali è venuto al potere, ha fatto delle cose abbastanza buone, ha sviluppato l'economia, ha costruito degli ospedali, delle università, ma queste belle cose con il tempo si era invecchiato questo uomo, ha lasciato tutte le cose tra le mani della famiglia, della sua moglie, e non si poteva più continuare così. Dunque, ci sono tante storie su questa rivoluzione tunisina. Certe dicono che era un colpo di Stato, che gli americani, ma nel fondo delle cose c'è un popolo che un movimento sociale e politico molto forte, forse è stato
sfruttato da certi poteri che hanno deciso di da lì non faceva più, non poteva più seguire. Questo appartiene alla storia. Quello che non si può discutere è la potenza di questo movimento sociale che si è tradotto con parecchi 300, 400 morti, tanti feriti. Questo nessuno può discutere, non sono gli americani che hanno fatto questo, no, nessuno, è il popolo tunisino. E su un certo punto questi problemi tunisini avevano un eco nei problemi del mondo arabo generale attuale. Il mondo arabo è in una specie di, come si chiama, di un'impasse politica, come si Impasse, dice? lo usiamo. Sì, lo usiamo anche in italiano, impasse, una specie di stallo, di brocco. Sì, un'impasse politica, ideologica. Sono fuori dalla storia, fuori del sviluppo economico. Ci sono gente, paesi come il Qatar, che hanno un sacco di soldi con il petrolio, ma il popolo no, non c'è nessuno, non sfrutta questo. No. E veramente, questa per me è una vera rivoluzione, dalla quale non sta facendo in questo, non è finita. E continua, non sappiamo dove va, forse per il bene, forse per il male, fino adesso non sappiamo, ma è stato veramente una necessità di questa rivoluzione, perché avere paura del. Sì. Un'altra domanda, come si può definire adesso il programma di chi sta governando, di Ennahda, se pronuncio bene? Allora, Nada, sì, dunque, ora io ho vissuto un po' questi eventi in Tunisia per tante volte durante il primo anno, dopo, prima ero in Tunisia quando queste manifestazioni, non il giorno nel quale Ben Ali ha fuggito, ma 3 o 4 giorni prima ero ancora in Tunisia. Ho vissuto 2 mesi in Tunisia prima di questa rivoluzione e dopo sono tornato parecchie volte io in Tunisia. Era un anno magnifico, poetico, insomma, la gente libera parlava, e, non so, aveva un ambiente incredibile. E ognuno, questa è la gente democratica, spesso sono dei bambini politici. Allora ognuno voleva avere il suo partito. Io non sono d'accordo con Paolo, Pietro, allora io faccio il mio gruppo. E siamo arrivati a una situazione di completamente dispersione. Capisco, capisco. 107 partiti sono venuti alle elezioni. E dunque, con il sistema di voto, questi piccoli partiti, queste liste, hanno avuto 1.300.000 voti. Il partito Ennahda ha avuto anche lui 1.300.000, lo stesso 1.300.000 di questi piccoli partiti, così per niente, non hanno nessun deputato, e loro hanno avuto 40% dei voti. 50% della popolazione non ha voluto votare, questo è importante. 50% di astensione, loro che volevano votare, un po' disgustati, questa dispersione, non sono andati e non capivano niente questo popolo. E così Ennahda ha avuto non la maggioranza, ha avuto 38%. Quello che è strano è che i democratici tunisini che vivono in Tunisia hanno voluto che i fratelli che vivono in Europa, in Francia ad esempio, o in Italia, o in Francia soprattutto, volevano che questa gente vota all'interno, non si parlava di questo. La sorpresa è stata che, pensando che questa gente che vive in un paese democratico va a votare per partiti democratici, e finalmente, strano, hanno votato più per gli islamici che per gli altri. Il percentuale
dei voti islamici fatti dai tunisini che vivono in Francia era molto più alto del percentuale dei tunisini che vivono in Tunisia che hanno votato per questo partito. Dunque questo partito è stato obbligato, perché non aveva la maggioranza, di fare un'alleanza con due partiti si dicono di sinistra, democratici, cioè un partito del signor Suki, l'altro di Bujani. Lo sento, sono rumori, non sento cosa. E non lo so se il mio microfono cerco di tenerlo coperto. Prego. Adesso il rumore è finito. Ha ricominciato. Dunque, non so se mi sono fatto capire. Adesso, durante un lungo periodo del potere del Nada, la decisione che è stata fatta è di fare una nuova Costituzione. Sembra che era una decisione non buona, finalmente, perché la vecchia Costituzione con qualche riforma poteva andare bene. Da un anno che c'è questa assemblea costituzionale, parlano solo di religione, di problemi secondari, finalmente, fino adesso la nuova Costituzione non è stata scritta. E c'era una perdita enorme di energia, discussione senza interesse. E durante questo tempo l'economia è calata, era molto meglio prima, il turismo è calato, e tante cose sono, prima eravamo buone, sono, non so se questo rumore disturba o no, perché io lo sento fuori. Sai Giancarlo che cos'è questo rumore? Facciamo un'interruzione allora. Donato, tu sai da dove può venire questo rumore che sente Gerard Haddad? Mi sembra che proviene da te, Giancarlo. Proviene da me, vero? Da sì, assolutamente. E dal mio microfono. Allora provo a staccare questo. Cos'hai, le casse o gli auricolari? Ho un microfono indipendente che mi funziona meglio. Rimetto il vecchio, può darsi che sparisca tutto. Un attimo no, solo. No, ma l'audio era chiaro, soltanto c'erano dei disturbi. Ma come la carta che si muove? Sta cambiando il microfono. Aspetto dunque. Sì. Pronto, ho rimesso il vecchio, dovrebbe sì, prova forse a parlare, perdersi. Giancarlo. Mi senti? Mi senti? Mi sa che non c'è più il problema. Sento meglio. È quel microfono lì che avevo prima, ok, va bene. Va bene, allora andiamo con questo, Giancarlo. Riprendiamo. Gerard, siccome stai proprio intervenendo sulla situazione economica, riprendiamo che ti faccio la domanda proprio sulla situazione economica, ok? Ok, Donato, dici di nuovo quando riprendiamo. Allora, Giancarlo, riprendi tu. A me mi pare più. Sì, riprendo, ok? Allora. A me mi pare più logico di parlare anche ancora della politica. Delle relazioni tra gli islamici e i salafisti che sono estremisti, questo sì, problema sta. Io ho, poi avrei quell'altra domanda che sarebbe quella sul rischio di passare dalla dittatura militare a una dittatura religiosa. Forse sta dentro in quella domanda lì quello che dici. Oppure se vuoi proseguire tu, prosegui già. No, mi sembra su quella. È un altro problema quello della dittatura. Okay. Dunque, io allora, dicevo. Ok, riprendi allora, ok. Allora, Giancarlo, da questo momento sì? Potete riprendere. Ok. Dunque, all'inizio c'era questi islamici con due correnti principali, il corrente dell'Ennada e altre gente che faceva manifestazioni e preghiera nelle strade e che facevano delle azioni violente contro la gente che beveva un po' di alcol o con le donne, si chiamano i salafisti. Salafisti, molti correnti tra loro, ma facciamo un po' semplice. E all'inizio tra Ennada e questi salafisti, come era una specie di
di legame non un po' immanipolabile, come se nada manipolava questi salafiti. Ma finalmente, dopo questi ultimi mesi, dopo l'aggressione contro l'ambasciata americana a Tunis, c'è la guerra aperta adesso tra gli islamici e i salafisti. È arrivata a quel punto che sono tanti in prigione che hanno fatto lo sciopero della fame e due sono morti ultimamente. Sono andati fino alla fine con lo sciopero della fame. Dunque si vede che si stacca il momento e Nala, che lui si descrive come non democristiano, ma demo islamico, e questi fanatici integristi, che siano salafisti, che non sono interessati da costruire un paese, loro vogliono ricostruire il califfato, vuol dire l'unione di tutto il mondo islamico, un po' come nel tempo di Trotsky, di Stalin, fare la rivoluzione mondiale. Allora Ennahda è piuttosto stalinista nel senso di fare un paese islamico moderato tipo Turchia, in Tunisia o in Egitto. Ma ecco. Sì, possiamo dire che c'è un rischio di passare dalle dittature militari, parlo della Tunisia, della Libia, dell'Egitto, alla dittatura religiosa? C'è o rimane all'interno del dibattito civile, diciamo, di ciascuna nazione? Tutto è Ancora. possibile, ma è forse che sono contro questo. Il tunisino, la mentalità dei tunisini è speciale nel tutto il mondo arabo, non è come, è diversa, questa c'è tanta influenza dell'Italia, della Francia, degli ebrei, di una storia ricchissima dal tempo di Carthage. E bizantina. La Tunisia è un paese di una storia incredibile, incredibilmente ricca. E il tunisino è un uomo speciale, aperto, che piace di vivere, di bere un po' di birra, di alcol, di vino, di godere la vita. Il senso di godere la vita è così profondo nell'anima tunisina che mi sembra difficile. E anche ci sono le basi che Bourguiba, il presidente che ha fondato la Repubblica Tunisina, ha lasciato delle strutture sulla famiglia. Il genio di questo uomo deve aver capito che un paese è prima di tutto fondato sulle strutture familiari e soprattutto sui diritti delle donne, che sono i più avanzati di tutto il mondo arabo, e anche forse su certi punti la donna tunisina, la signora tunisina ha più diritti che una francese su certi punti. Dunque, questi sono dei fattori potentissimi che non permettono, si deve anche dire, che l'esercito tunisino sarebbe contro una dittatura religiosa. Il generale Amar ha detto: noi proteggiamo la rivoluzione tunisina perché non finisce in una nuova dittatura. Veramente non si può dire, non è possibile, ma mi sembra, io sono ottimista su questo punto. Adesso c'è un partito d'opposizione che è riuscito a più o meno a federare, fare una federazione, si chiama, un movimento che si chiama l'Appello di Tunisia, Nida Tunis, che secondo come si chiama, i sondaggi Sì. ha quasi il numero di voti della Ennahda. Speriamo che in giugno, maggio 2013 sarebbe nuova elezione, questo è sicuro che Nada avrà sempre almeno 25% dei voti adesso, ma questo movimento Nida Tunis, per esempio, avrà quasi lo stesso. Dunque l'avvenire per un'alleanza differente e vedremo, A ma io sono proposito, piuttosto. prima hai parlato dei diritti
dei diritti delle donne. Quindi in Tunisia possono giocare una partita interessante le donne. No, hanno già manifestato in piazza, tra l'altro, proprio per il Possono progetto giocare. della Grazie. Costituzione. È un fatto, no? Non è possibilità, è una realtà. Ogni volta che cercano gli islamici democratici o non democratici a diminuire i diritti delle donne, immediatamente c'è manifestazione, e finalmente Ennahda è obbligata di andare indietro. Per l'ultimo esempio, che è stato nella futura Costituzione, hanno deciso di scrivere che la donna è il complemento dell'uomo. Ma come il complemento? Siamo uguali. Allora, siamo complimenti anche l'uomo. Hanno fatto delle manifestazioni e finalmente questo dettaglio è stato, non sarà nella Costituzione. Ci sono tre punti, la questione della Sharia. La Sharia finalmente hanno deciso di non metterla nella Costituzione. Secondo punto, i diritti delle donne. Questo il statuto della famiglia che è fatto da Bourguiba sarà nella Costituzione. Terzo punto è il complemento dell'uomo, Complemento, sì. anche se è Questa. stato ritirato dalla Costituzione. L'ultimo punto che fa problema è la come si dice Lingua francese, le traduzioni. sarebbe proibito di attaccare il sacro, il sacré, protezione del sacré. Questo può aprire delle porte molto pericolose. Se uno fa una fotografia, un film, così, allora, come è stato successo l'anno scorso, un'esposizione di pittura alla Marsa che ha provocato delle manifestazioni saliste. Dunque, questo punto della protezione del sacro, du sacré, Sì, il sacro, sì. rimane ancora in discussione. Sì, una domanda. Com'è che vive questa trasformazione politica, la piccola comunità ebraica del paese? La comunità ebraica è molto piccola, 50 anni prima era importantissima, c'erano almeno 100.000 ebrei su una popolazione di 3 milioni, 3 milioni e mezzo, insomma, e soprattutto che questa popolazione era concentrata nelle grandi città, a Tunis, capitale, per esempio, quando c'era una festa ebraica, la metà della città era chiusa. Parliamo di Yom Kippur, tutta la città era chiusa. Oggi non rimane granché di questa bella comunità, solo rimangono tra 1.500 a 2.000 persone e la maggioranza di questa gente si trova a Gerba, nell'isola di Gerba, più di due terzi, come dire, più di due tiers, 1.000 qualcosa si trovano a Gerba. E tutto il resto è diffuso in tutto il paese, con una prevalenza evidentemente a Tunis, la capitale. Come vivono? Guarda, io vado ogni 3 mesi in Tunisia e non è mai successo granché. Parlano di uno o due incidenti, ma per esempio hanno detto una volta che hanno bruciato la sinagoga, ma hanno anche bruciato delle moschee, hanno bruciato delle cose. Fa parte del. Non sento io in Tunisia un odio per la piccola comunità ebraica che vive ancora là. Io parlo di tanto in tanto con il mio rabbino che si trova alla Goulet, dove io ho una casa che affitto all'anno, e lui mi diceva: beh, tutti. Per il momento non c'è problema, non c'è problema. Sicuro, la sinagoga è aperta, non c'è nessun poliziotto è necessario per proteggere. Dunque,
Liberi tunisini, non c'è un problema importante, c'è un'inquietudine, ma l'inquietudine dagli ebrei è costante, sai? Gli ebrei vivono sempre nell'inquietudine, la paura fa parte del destino ebraico. Sì, un'ultima questione, anche se hai già fornito vari elementi rispetto a questo. Cioè, la mia domanda, dico, era sull'ipotesi dell'avvenire della Tunisia. Mi pare che anche rispetto a quello che hai detto del popolo tunisino e insomma di quello che ha acquisito di civiltà e di democrazia, si può dire che questo avvenire è aperto, insomma. Non c'è ancora un'ipoteca. È estremamente aperto, l'avvenire è sicuramente. Io sono piuttosto ottimista, anche la gente veramente ci sono delle battaglie. Per esempio, nelle università, la battaglia che si è fatta intorno a questa università della Manuba, ne hanno parlato con la storia di questo doyen Kazdarli che ha un processo attualmente. C'è una tale mobilizzazione, sono obbligati ad andare indietro gli oscuranti, come gli oscurantisti. Per il momento, guarda, se c'è qualche cosa che la rivoluzione ha permesso è la libertà di parola. Oggi ci sono tanti giornali, adesso nuovi in Tunisia, che parlano liberamente. Ci sono giornali internet. Una televisione privata, l'emissione, si può parlare così. C'è una sola cosa che profitto di questa rivoluzione è la libertà di parola, e questo è importante. D'un'altra parte l'economia è andata su, non è, sì, perché le grandi compagnie, per esempio l'Italia, gli italiani, c'è tante ditte italiane che hanno molto investito in Tunisia, anche i francesi, anche parecchi paesi. Hanno paura perché ci sono molti scioperi, molti, come si chiamano, società hanno chiuso. Dunque l'economia non va bene. Ma se facciamo un paragone con l'Europa, hanno almeno 2-3%, 2-3% di crescita l'anno, che noi in Europa abbiamo zero. Esatto, Ma e di loro hanno meno in bisogno di Italia. una grande crescita, questo non basta, 2-3%. Nel tempo di Ben Ali avevano 7-8-10% all'anno di crescita. Il turismo che molto esiste, non è una catastrofe, ma non è come era una volta. Bene, ti ringrazio per averci dato tutti questi elementi sulla situazione della Tunisia e spero che possiamo darci appuntamento per qualche altra volta per altre notizie Piacere, con piacere. sulla Io mezzaluna perduta. vado in mese. C'è un punto dal quale avremmo potuto parlare, per esempio, Sì, la dimmi. psicoanalisi. La psicoanalisi si Sì. sviluppa in Turchia dalla rivoluzione. C'è una nuova organizzazione della psicoanalisi tunisina, dalla quale io sono un elemento. Tutto questo non esisteva molto prima, dunque. È un segno di apertura. Ci sono parecchie aperture su un certo punto e qualche chiusura su altri punti. È una lotta, è un'evoluzione, un processo che va, non sappiamo dove, ma è un processo che non è finito. Bene, Grazie. grazie ancora, grazie a te Gerard, grazie infinite, a presto.